Pallone per la memoria è l'iniziativa in programma dal 22 al 24 settembre ad Arezzo, un appuntamento per parlare di fair play e memoria attraverso lo sport, ricordando i fatti dell'AISL. L'evento promosso dal Liceo Scientifico Redi in collaborazione con Panatron e associazione fra i familiari delle vittime dell'AISL vedrà gli studenti del Liceo Aretino confrontarsi non solo in campo insieme ai loro coetanei del Liceo Primo Levi di Torino e del Liceo École Européenne di Bruxelles. L'iniziativa nasce a seguito appunto del trentennale della strage dell'AISL che il nostro liceo appunto ha ospitato 2 anni fa, e visto l'entusiasmo che aveva suscitato anche nei ragazzi e comunque anche l'intenzione appunto di rendere viva la memoria di quello che è successo nelle nuove generazioni, il liceo in collaborazione con il Panatron di Arezzo, il CONI e l'associazione fra le vittime dell'AISL e con il patrocinio del Comune di Arezzo ha organizzato appunto questo progetto dal titolo Un pallone per la memoria, che vede coinvolte, oltre che i nostri studenti di Arezzo, che tra l'altro ospiteranno i propri coetanei, anche una scuola di Torino, il liceo sportivo Primo Levi, e una scuola di Bruxelles, perché sono appunto proprio le città che sono state coinvolte in quella tragica serata. Quindi il progetto appunto in questi 3 giorni, la mattina prevede attività sportiva, quindi con dei triangolari di calcio, di pallavolo e di pallacanestro, dove appunto il trend union è proprio rappresentato dal pallone. Il pallone proprio per sconfiggere la violenza e per trasmettere invece la cultura del fair play. Quando abbiamo ricostituito l'associazione nel gennaio del 2015, il nostro obiettivo era quello di ricordare questa tragedia, quindi i nostri familiari, però farlo in maniera concreta, in maniera utile, che potesse servire. E allora abbiamo sempre come associazione, fin da subito, deciso che il nostro riferimento dovevano essere i giovani, il mondo dello sport e il mondo in particolare della scuola per il proprio valore altamente formativo. E questa iniziativa, Un pallone per la memoria, va proprio in questa direzione. Noi, quando il liceo scientifico ci ha informato di queste iniziative, ci ha chiesto di appoggiarle e di collaborare, lo abbiamo fatto immediatamente, perché crediamo che questa possa essere un'altra occasione per aiutare i giovani a capire non solo quelli sono i veri valori dello sport, perché sono valori poi che uno può assolutamente ribaltare nella quotidianità di tutti i giorni. Quindi è un'occasione per questi ragazzi per crescere nella maniera corretta, e credo che questo sia il messaggio più importante che noi anche come familiari possiamo dare nel ricordare quella tragedia.